la presidenza cooperativa Cosert è sicuramente giusta. Sono questi danni non solo materiali, ma anche economici e finanziari che purtroppo sta comportando il sisma del 6 aprile. Però è anche vero che, come CGIL si distribuì, abbiamo fatto una richiesta alla Cosert il 24 di aprile per un incontro per affrontare le problematiche che sono nate successivamente, come dicevo prima, al terremoto, ma non abbiamo avuto risposta. Purtroppo questa è un'azienda che con le relazioni sindacali poco ha a che vedere. Da Pratola a Sulmona, il terremoto ha reso inagibili alcune strutture, ne citiamo due, la SACA e l'UNDIS, e i lavoratori non sanno ancora dove poter svolgere le loro mansioni. In più, tra qualche mese scadrà il contratto per i lavoratori UNDIS. Devo dire che, come al solito, la UNDIS è disponibile a un incontro che faremo a giorni, mentre il presidente della Saga è latitante. Abbiamo comunque aperto una referenza prima del sisma del 6 aprile, che si è conclusa senza un accordo presso la prefettura, quindi a breve riprenderemo anche questo cammino. Non è escluso che i lavoratori della Saga scenderanno in sciopero, però la cosa che noi vorremmo capire adesso è il periodo che c'è stato dalla inagibilità della struttura ad oggi, a quando riprenderanno a pieno regime i lavori, come l'avevano trattato i lavoratori stessi. E poi vorremmo definitivamente affrontare questo discorso del rapporto da UNDIS e SACA. Noi riteniamo che una sola società sarebbe il meglio. In questi giorni, come è ovvio che sia, si fa un gran parlare dell'esclusione della Valle Peligna dal cosiddetto decreto Bertolaso. La discussione si è spostata in seno alle commissioni a Roma. Qual è la posizione della sigla? Mi pare di capire anche dalle posizioni dei sindaci del territorio che ci sono tutte le condizioni, cioè quelle famose del sesto grado della scala Mercalli, per cui Sulmona, Ragano, Pratola Peligna e altri comuni dovrebbero rientrare nel catene perché hanno i requisiti tecnici. Se questo non dovesse accadere, è chiaro che ci dovremmo dedicare soprattutto al discorso della zona franca, perché chiaramente, se noi fossimo esclusi da vantaggi di questo genere, accordi di programma che noi avevamo messo in cantiere con il Ministero delle Attività Produttive non servono a niente, per cui questa zona veramente verrebbe emarginata e quindi non avremo nessuna speranza di rilancio. Per cui credo che anche in commissione, per esempio, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità.